non insegnerò mai, né a voce né per iscritto, qualcosa che sia contrario a ciò in cui credo. Perseguirò la verità e lavorerò sempre per accrescere la dignità della scienza. Queste sono le parole del mio giuramento, il giorno in cui ho conseguito il dottorato in chimica. Sono stata la prima donna a ottenere questo risultato in tutta la Germania. Sono rimasta fedele a queste convinzioni per tutta la vita. Quanto mi è costato? Lo so solo io. Ma rifarei tutto. Beh, non proprio tutto. Io sono Clara Immervar e questa è la mia storia. Noi chimiche coraggiose, storie di donne che hanno cambiato il mondo, è un podcast presentato da Fatti Non Fake, il magazine di Federchimica. Sono nata in una fattoria non molto lontano da Breslavia. Era il 1870, il nuovo secolo era alle porte, ma le vecchie convinzioni erano dure a morire e io con le unghie e con i denti lottavo per le mie passioni. Una piccola ribelle? No, semplicemente una bimba curiosa. Sono cresciuta in campagna, dove non esistevano scuole per ragazze. Per fortuna i miei genitori hanno sempre assecondato la mia sete di conoscenza e mi hanno affiancato un istitutore privato. Oggi qualcuno la definirebbe una condanna. Invece per me fu una benedizione. Quando la mia adorata mamma morì, mio padre si prese ancor più cura di me. Così ci siamo trasferiti in città e ho iniziato a frequentare un istituto superiore diretto da una donna. E come si dice, prima il dovere, poi però il piacere. E io il piacere non me lo perdevo mica. Adoravo ballare ed è stato proprio in una sala da ballo che ho incontrato Fritz Haber. Eravamo giovani, colti, appassionati. È stato amore a prima vista. Neanche il tempo di assaporare la vita in città? E ti sei ritrovata con un anello al dito? Niente affatto. Non avevo nessuna intenzione di sposarmi, o almeno non ancora. Per me, prima di tutto, veniva la carriera. Il romanticismo poteva aspettare, la chimica no. È stata la direttrice dell'istituto a comprendere per prima le mie attitudini. Mi ha regalato il libro che ha rivoluzionato tutta la mia vita. Conversazioni sulla chimica. Reazioni, ossidazioni, bilanciamenti mi illuminavano il volto e la mente. Pagina dopo pagina ho ottenuto il diploma, ma non mi bastava, volevo essere ammessa all'università. Purtroppo a quei tempi noi donne non potevamo nemmeno sostenere l'esame di ammissione. Dopo diverse insistenze, però, ho ottenuto il permesso di frequentare alcuni corsi in qualità di uditrice e nel frattempo lavoravo come insegnante. È bastato poco per mettermi al passo con i miei compagni regolarmente iscritti e nel 1898, dopo diversi tentativi, sono riuscita a superare il famigerato test che permetteva agli studenti meritevoli di accedere ai programmi post-universitari. Ah, il 1900! Il nuovo secolo ha visto la prima donna conseguire un dottorato in chimica fisica presso un'università tedesca e quella donna ero io. Anche i giornali parlavano di me. Non solo avevo ottenuto il dottorato, ma lo avevo fatto con il massimo dei voti. Dedicai la tesi all'uomo della mia vita. Fritz Haber? No, mio padre, la mia fonte di ispirazione, il mio sostegno costante, ma soprattutto un uomo sensibile e dalle larghe vedute. Lui era un chimico e a quanto pare ero una chimica promettente anche io. Non credo alle mie orecchie. Non si parlava ancora di quote rosa e tu ottenevi il successo che meritavi. Ma indovinate che corso mi venne affidato? Fisica e chimica in famiglia. Come non detto. Già, spiegare la composizione chimica del cibo e degli strumenti che si usano in cucina non era esattamente il mio sogno, ma era l'alternativa migliore e non potevo rinunciare a quell'esperienza. Una vita vale la pena di essere vissuta solo se si è fatto uso di tutte le proprie abilità e se si sono provate tutte le esperienze che la vita umana ha da offrire. È stato anche per questo impulso che ho deciso di sposarmi.
E infatti alla fine Fritz l'ho sposato. Ci eravamo incontrati di nuovo a un congresso della Società Tedesca di Elettrochimica. Io ero l'unica donna, mentre lui era ormai un chimico famosissimo, soprattutto per il suo lavoro sulla sintesi dell'ammoniaca. Era anche un professore presso l'Università di Karlsruhe. Che dire, un ottimo partito, uomo dalle molte risorse, ma soprattutto dalle mille promesse. Un classico. E scommetto che non sei riuscita a conciliare matrimonio e carriera come volevi. Dopotutto, ancora oggi non è scontato. No, non ci sono riuscita. I miei impegni venivano messi sempre in secondo piano. Ora per badare alla casa, ora per organizzare le cene di rappresentanza di mio marito. La nostra sala da pranzo era un porto di mare, sempre piena di ospiti importanti, grandi personalità del mondo della scienza, che, non fraintendermi, trovavo stimolanti. Ma per me ormai il tempo per la scienza non c'era quasi più, così come erano svanite le promesse di mio marito. E la situazione è peggiorata quando sono rimasta incinta. Il primo giugno del 1902 nacque nostro figlio Herman, un'anima pura, dalla salute piuttosto cagionevole. Mi occupavo solo e soltanto di lui e avevo sempre meno tempo da dedicare alle mie ricerche. Insomma, facevi l'angelo del focolare? Non del tutto. Ero sempre pronta a farmi in quattro per Fritz. Mentre lui ultimava il suo libro sulla termodinamica delle reazioni dei gas, io mi occupavo di traduzioni, ricerche, scrittura vera e propria, e per questo mi sono meritata una dedica. Alla mia cara moglie, la signora Clara Haber, in senso di gratitudine per la sua cooperazione silenziosa. Ormai ero ridotta a questo. Una collaboratrice silenziosa. Non esattamente la vita che immaginavo da ragazza. L'ennesimo duro colpo. Fritz era fatto così, talentuoso, geniale e accecato dall'ambizione. In quegli anni iniziava a ottenere un successo dopo l'altro. L'hanno chiamato a Berlino per dirigere l'Istituto Kaiser Wilhelm e io l'ho seguito. In pratica ero diventata la sua ombra. La città però era vivace e io mi sono messa a organizzare conferenze pubbliche di chimica a carattere divulgativo. I miei occhi stavano tornando a brillare, fino a quando è scoppiata la Grande Guerra. Io ne coglievo il lato brutale. Per Fritz invece era un'opportunità. Si arruolò come volontario e ottenne l'incarico di consulente scientifico presso il Ministero della Guerra. Nel 1915 partorì un'idea diabolica. Voleva sfruttare la chimica che tanto amavamo come arma di distruzione di massa. Fritz pensò di usare un gas a base di cloro per dare scacco matto ai soldati nemici. E io, che avevo visto con i miei occhi gli effetti di quel gas durante la sperimentazione sugli animali, ero inorridita anche solo dall'idea. Non era quello che serviva alla scienza. D'altro canto è lo stesso uomo che ha scoperto la sintesi dell'ammoniaca, inventando di fatto i moderni fertilizzanti che un giorno avrebbero debellato la fame e le carestie, salvato milioni di vite umane. Spero che sarà ricordato soprattutto per questo. Ho provato a farlo desistere da quella decisione che per me era scellerata, ma è stato solo fiato sprecato. Mi sono opposta con tutti i mezzi che avevo all'impiego delle conoscenze chimiche a scopo militare. Mi hanno chiamata traditrice della patria, ma nemmeno questo è riuscito a fermarmi. Così, quando Fritz è tornato a casa per festeggiare il macabro successo ottenuto nelle Fiandre, con i nemici annientati da quel suo gas letale, io ho scelto di protestare nell'unico modo che mi rimaneva. Era il 2 maggio del 1915. Avevo 44 anni. Perché l'hai fatto? Non era più tempo di essere remissiva e compiacente. Ve l'ho detto, io ero una donna di principio e lo sono stata fino alla fine. Una settimana dopo la mia morte, su un quotidiano locale, è apparso questo trafiletto.
La moglie del dottor Haber, che al momento è impegnato al fronte, si è sparata ponendo fine alla sua vita. Ignoti i motivi del suo gesto. Ignoti. Forse ai tempi. Ma oggi la storia ha chiarito che soffrivo di una grave depressione. Il mio ultimo gesto è stato dettato dalla disperazione per tutte quelle morti. Incredibile. Persino nel tuo necrologio sei stata messa in ombra da tuo marito. Per questo racconto la mia storia. A nessuno al mondo dovrebbe accadere quello che è successo a me. Nessuno dovrebbe permettere agli altri di oscurare la luce della propria passione. Nessuno dovrebbe seguire ciò che va contro i suoi principi, ma cercare la verità e accrescere sempre la dignità della scienza. Se questa storia vi ha appassionato, aspettate di sentire la prossima con Noi Chimiche Coraggiose, storie di donne che hanno cambiato il mondo.